che il presidente Leoni, pur non avendo mai fatto il magistrato di sorveglianza, ha scritto molto sul carcere. Infatti, come suggeriva Umberto Apice, cogliamo l'occasione per salutare Umberto, che è anche noto per aver guidato e per guida ancora un bellissimo premio letterario degli scrittori della giustizia, che concorrerà con noi con un suo romanzo quest'anno. È arrivato Fulvio Filoccomo, ti abbiamo lasciato il primo posto. Vieni Fulvio, dai, sei con tua moglie, va bene, allora devi rimanere vicino a tua moglie. Ecco, coglievo lo spunto fornitomi da Umberto, che era la bellissima idea è quella di, quando presentiamo un autore, di non presentare solo il libro in concorso, ma anche tutto ciò che l'autore ha scritto. Infatti io ho avuto il piacere anche di portarli qua i libri del presidente Leoni. Quello è uno che mi è piaciuto molto, è questo Vite sbarrate, che Angelo Martinelli apprezzerà tantissimo, perché è un dialogo tra un giornalista che intervista sia un magistrato e sia il cappellano delle carceri. Quindi grande umanità, grande. Normalmente i magistrati, lo possiamo dire, vero presidente Placanica, che i magistrati sono spesso lontanissimi dal carcere, anche quelli di sorveglianza, figuriamoci GIP. Invece il presidente Leoni si è addentrato nelle problematiche, anche in tutti i suoi romanzi, anche quello sul silenzio, il tempo degli innocenti, c'è questa descrizione di questi due ragazzi che poi risultano essere innocenti, ma che fanno quasi 22 mesi di carcere, di carcerazione preventiva per un omicidio, credo di aver capito, nella Locride, vero? Io ho fatto un'indagine perché i suoi nomi sono falsati, però ho ricostruito qual è l'omicidio a cui lei fa riferimento nell'87. Bene, adesso la parola al nostro professor Palma, che ha anche una sorpresa per noi, vero? Allora, io vorrei inserirmi in questa linea di bellezza che già ci circonda, per offrire, interpretando sicuramente anche la vostra volontà, un omaggio alla nostra avvocato Antonella Sotia, che lo merita per competenza, intelligenza e anche umanità. Questo omaggio consiste nella recita da parte della mia amica, il maestro Maria Luisa Bigai, docente di teatro nel Conservatorio San Pietro a Mariella di Napoli, ha insegnato tra l'altro a Cosenza per 10 anni, quindi è ormai una strana calabrese di adozione, pregandomi di recitare L'infinito di Leopardi. Come voi sapete, Giacomo ha amato nella sua vita, nel senso di avere una alleanza esistenziale, la sorella Paolina. Giacomo e Paolina erano due grandi intellettuali, entrambi, da una parte vittime, ma dall'altra esaltati dai rigidissimi sistemi educativi del padre Monaldo. E dalla sorella Paolina ha ricevuto una parte della sua prodigiosa sensibilità, anche in parte femminile. L'infinito di Leopardi, come diceva un grande studioso della lingua e dell'interpretazione del 1400, Leonardo Bruni, va interpretato non leggendolo ma ascoltandolo. È una sorta di musica, sprigiona ritmo e vibrazioni. Quindi in questo senso L'infinito che adesso ci reciterà il maestro Bigai è anche un omaggio alla femminilità di Antonella e di tutte le signore qui presenti. Prego. Nei 200 anni della sua composizione. Così faccio da ponte tra
tra le varie... Questo microfono è precarissimo. Sì, è precario. Sì, è precario. È un'altra cosa italiana. Sì, faccio da ponte fra... è un'occasione, è in amicizia. Il Presidente ha avuto la cortesia di invitarmi come docente teatrale di Napoli che vive a Roma questa presentazione, però devo dire che sono molto felice, scusate se ho non petita, lo so, adesso prima della poesia, però di essere in un contesto calabrese, perché tanto mi ha dato la Calabria. Io ci ho passato 10 anni a Cosenza, veramente ho fatto anche il capodanno con gli amici calabresi. No, no, con amici proprio di Cosenza. Però ho lavorato anche a Catanzaro. Vabbè, lasciamo. Insomma, quindi così. Questa cosa rende ancora più. Bene. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il quarto esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura, e come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno, e le morte stagioni, e la presente è viva. E il suon di lei, così tra questa immensità, s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare. Adesso parliamo di questo libro che molto mi intriga, perché si occupa del dramma della decisione. Tra l'altro, rivelando, come in tutti coloro i quali decidono, un atteggiamento schizofrenico tra empatia per il destinatario della decisione e dall'altra il richiudersi anche per tranquillità personale nel ridotto dell'osservanza della legge. La decisione che cos'è? La decisione è un atto che sommarizza il reale, lo semplifica, riduce ad un'equazione a due incognite un fatto che di incognite ne ha infinite. Richiede dunque una potenza, perché si interviene sul reale semplificando, un potere che può avere varie forme di legittimazione, e tuttavia la decisione non è il centro della giuridicità. L'atto giuridico per eccellenza, come insegna Michel Foucault in uno splendido corso che è stato da lui tenuto al Collège de France nel 1970, Teoria e istituzioni penali, il vero atto giuridico è il conflitto, la controversia su cui incide la decisione. Come si costruisce la controversia? Non sulla base del principio di identità A uguale A, B uguale B, A non è B. No,
La controversia si costruisce sulla base di una logica confutazionale, a e contro B. Il giudice interviene in questo conflitto tra tesi contrapposte con una sua tesi, la tesi C, in adesione o ad A o a B. Nel contesto della decisione, che è la vera matrice poi in cui si assume il contenuto della decisione, non contano argomentazioni di tipo tecnico, quelle vengono dopo, nel contesto di motivazione, ma conta la deontologia sociale, cioè il contesto di valori morali nei quali il giudice è immerso. Questo significa decidere, semplificare la realtà e soprattutto intervenire in un conflitto con una tesi adosiva a favore dell'una o dell'altra, ma l'adesione è fondata sui valori sociali del giudicante. Allora si capisce perché appena deciso il contenuto della decisione si alterizza, diventa altro, alieno rispetto al decisore. Perché l'adesione a quei valori sociali è cangiante e perché l'adesione ad una tesi è sempre problematica. Stimola indecisioni, stimola rammarichi e questo si avverte nel libro del nostro Michele Leone, che per esempio è costretto a condannare un 18enne che in fondo ha amato una 12enne sulla base della violenza carnale presunta. E però il giudice non è convinto della giustizia di questa decisione. Deve farlo, è la legge, glielo impone. Ma nel momento in cui vi è una straordinaria evoluzione delle relazioni affettive, nel momento in cui queste relazioni affettive sono divenute fluide, è evidente che il giudizio di antigiuridicità non può sovrapporsi a quello della immoralità e pertanto il giudice soffre. Noi nella storia abbiamo avuto grandi processi. Il primo tra tutti, il processo a Socrate, che Platone descrive in quella meravigliosa sintesi. Socrate è innocente, riconosce ai giudici il potere di decidere la sua colpevolezza, contesta il potere dei giudici. Ma la cosa interessante è che i giudici non vogliono condannare. I giudici sono assolutamente consapevoli nell'apologia della innocenza di Socrate e alla fine lo condannano per quel perverso combinato disposto che purtroppo è la coazione a ripetere della decisione giudiziaria. Questa è la bellezza di questo libro, con il quale io ho una grandissima empatia, perché mi sono tra l'altro occupato dei problemi della decisione. Che cosa si può in qualche modo argomentare in conclusione di questo mio brevissimo intervento? Derrida, in una delle sue ultime opere, ha parlato del diritto in termini di decostruzione. Che significa? Significa che quello che conta nella decisione giudiziaria è la sua alterità, cioè il fatto di confrontarsi con altri esseri umani. E questo confronto deve essere rispettoso di cosa? Della clemenza del giudice, della mitezza del giudice. Quando noi parliamo di diritto mite, intendiamo riferirci al diritto minimo. Ma vi è un altro aspetto della mitezza. Il giudice si fa carico della povertà
della condizione umana. E devo dire che Michele Leoni lo fa in ogni pagina di questo suo libro. Grazie. Grazie professor Palma, sia per l'omaggio poetico e musicale, perché effettivamente è la prima volta che mi accorgo che questa bellissima poesia è musica, non è solo verso. E grazie per averci ricordato che il fil rouge di questo nostro concorso, di questa edizione 2018-2019, che si chiama Il Ponte della Legalità, quindi abbiamo costruito un ponte anche verso Giacomo Leopardi, è quella della la tematica dell'identità spirituale e socio-giuridica dell'uomo di valore.